Maxi sequestro di cocaina da parte dei finanzieri del comando provinciale di Catania che hanno scoperto e smantellato un'associazione internazionale finalizzata all'importazione e al traffico di ingenti quantitativi di droga. 110 kg di cocaina purissima sono stati rinvenuti al porto di Salerno nel corso di una perquisizione all'interno di alcuni container provenienti dal Sud America, trasportati dalla motonave Brussels. La droga, contenuta in alcuni borsoni nascosti all'interno di un carico di banane, era destinata al mercato siciliano e avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali coinvolte almeno 14 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla Procura di Catania e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania, ha fatto emergere l'esistenza di un sodalizio criminale formato da numerosi soggetti, alcuni dei quali in corso di identificazione, residenti tra Sicilia, Campania, Lazio, Sardegna, Spagna, Colombia ed Ecuador, e dediti all'organizzazione di consistenti importazioni di cocaina sulla rotta Sud America-Italia. 4 i provvedimenti di fermo, 3 dei quali eseguiti dalla Guardia di Finanza. Si tratta di Vincenzo Civale, 40 anni, di origine napoletana, che teneva i contatti diretti con i fornitori della droga in Sud America, Antonino Lupo, 54enne palermitano, e Antonino Ignazio Catalano, 52enne, sempre palermitano, ritenuti i principali committenti sia dei carichi già realizzati che di alcuni in fase di progettazione. Per un quarto soggetto di origini spagnole, che spesso dimorava in Sud America, il provvedimento di fermo non è stato eseguito, non trovandosi in Italia. È un'indagine su cui Catania può vantare la primazia della intuizione. L'intuizione è della Guardia di Finanza, subito ne investono la DDA. La DDA comprende che si tratta di un'indagine interessante perché abbiamo un acquisto di partite di droga notevoli che dei colombiani effettuano senza l'intermediazione di organizzazioni mafiose come l''Ndrangheta, che tradizionalmente controllano questo settore, e lo fanno in tutte le parti d'Italia. Noi da giugno dell'anno scorso eravamo su questo filone investigativo e abbiamo ottenuto adesso un risultato che riteniamo particolarmente importante. L'equivalente della droga sequestrata, parliamo, tenendoci bassi, intorno ai 14 milioni di euro. Operazione che segna un punto di svolta molto importante nel contrasto a questo tipo di traffici, perché ci ha dato la possibilità di comprendere che esistono dei canali diretti di acquisizione di rilevanti partite di cocaina dal valore di svariati milioni di euro, senza l'intermediazione dell''Ndrangheta, ma attraverso canali diretti che legano questa organizzazione internazionale con i trafficanti colombiani. La cocaina arrivava attraverso molteplici modalità. In un primo caso è stata occultata in una partita di carbone vegetale attraverso un procedimento chimico. In questo caso era invece sequestrata all'interno di un container che trasportava banane, in cui erano stati occultati dei borsoni con oltre 110 kg di cocaina.